Una bottiglia di olio extravergine siciliano portata a Strasburgo nell'aula del Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria come forma di protesta contro l'aumento della quota di olio tunisino senza dazi immessa nel mercato europeo. Il gesto è dell'eurodeputato siciliano del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao. Ascoltiamolo. Potrebbe essere considerata una provocazione quella che ho fatto ieri sera quando ho portato una bella bottiglia di olio extravergine d'oliva che viene prodotto nella nostra terra. Eppure una provocazione non è, perché riteniamo che sia assurdo che, memori dell'esperienza del Trattato UE Marocco e dei danni che ha fatto sul comparto agroalimentare, ancora qui si discute di fare un qualcosa di simile con l'olio d'oliva, quindi aumentando le importazioni senza dazi di 35.000 tonnellate alla Tunisia. Ora, io credo che sia chiaro che un qualcosa del genere non è accettabile. Quindi l'appello che facevo ieri con l'olio d'oliva in mano era un appello soprattutto ai deputati dell'area del Mediterraneo, ma ai deputati anche italiani, che quando vengono qui si scordano da dove provengono e si scordano di difendere coloro che ce li mandano. Allora, fino ad oggi questa cosa qui non è stata ben chiara, probabilmente la gente non la capiva, non la sapeva. Io con questa provocazione pretendo che gli italiani, i siciliani in particolare, o comunque tutti quelli che producono olio, che non sono soltanto in Sicilia, ma in tutta l'area del Mediterraneo, siano a conoscenza di come vanno realmente le cose e chi vota cosa. Beh, a me sembra abbastanza chiaro che più che una questione politica in Sicilia, a parte quello che possono dire i giornali quando riportano i comunicati di quello o quell'altro politico o gruppo politico, in Sicilia c'è una situazione di veramente ingovernabilità dall'inizio di questa legislatura e l'unico filo che tiene in vita un governo totalmente inefficiente è l'attaccamento alla poltrona che accomuna tutti gli esponenti politici di tutti i partiti. Sanno benissimo che con le prossime elezioni da 90 ci si ridurrà a 70 e ognuno dei membri dell'Assemblea regionale è convinto che sarà tra quelli che non verrà più rieletti. Questa è l'unica ragione logica che mantiene in vita un governo inefficiente come il governo Crocetta. Quando parliamo della programmazione dei fondi europei, lì si evince come una delle più grandi promesse elettorali di questo governatore, di questo presidente, è stata totalmente mancata.